Ciao a tutti amici di extremeordo.com, sono Ivan e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi abbiamo per le mani il Rocketcon Pure modello Optical, quindi con sensore ottico da 4000 dpi. Vediamo la confezione e il mouse. Allora, nella parte frontale, oltre al mouse raffigurato che assomiglia abbastanza all'Optical, anzi forse praticamente identico al modello laser, abbiamo alcune informazioni tecniche come appunto il sensore da 4000 dpi, l'Easy Shift, la tecnologia multicolor per i LED, quindi 16,8 milioni di colori per il logo posteriore, e il processore da 72 MHz on board, di cui questo con è dotato. Nella parte bassa possiamo notare che c'è una memoria on board di 576 KB e ovviamente driver e macro già visti per gli altri mouse. Nella parte laterale vengono riprese sostanzialmente le stesse informazioni, quindi sensore ottico, LED, ma driver. E nella parte posteriore, in diverse lingue, eccetto l'italiano, ci sono le informazioni tecniche. Oltre a quelle già viste davanti, possiamo appunto notare la presenza di switch Omron, sotto i tasti principali, la possibilità appunto di Easy Shift, l'abbiamo già citata, quindi duplicare la mappatura dei tasti, avere di fatto, il doppio di tasti fisici che sono presenti normalmente, processore a 32 bit turbo core, 576 kilobyte, scusate, di memory on board, 7 pulsanti programmabili e qui viene citata una qualità costruttiva elevata per una lunga durata del mouse. Nella parte interna della confezione, eccola qui, abbiamo alcune informazioni di carattere tecnico del mouse, l'Easy Shift e il Master Control si trova qui. Sostanzialmente, tenendo premuto questo pulsante, gli altri pulsanti cambiano, comportamento in base alla programmazione. Sensore ottico, i sette tasti programmabili, quelli qui, e poi qui è un esempio di Easy Shift. Andiamo ad aprire la confezione. Allora, la parte sopra ci sono come al solito due sigilli di garanzia. Vediamo se riusciamo a toglierli in tempi, diciamo, brevi. Ok, uno è venuto via. Sembra sempre facile togliere, ma questi così qui non vengono. Sono durissimi, soprattutto quando uno registra. Ok, ci siamo quasi riusciti. Perfetto. Allora, apriamo la confezione e vediamo cosa è contenuto al suo interno. Vediamo di non far saltare fuori niente. Allora, abbiamo manuale di installazione, guida rapida di utilizzo con alcune informazioni per la registrazione dell'utente, ecco qui. Poi credo il mouse sì, il mouse è nient'altro. Ok, andiamo ad aprire la confezione del mouse. Il mouse ovviamente è protetto in un blister plastico doppio, come accade ormai sempre in questi prodotti, ed esaminiamolo meglio da vicino. Usiamo anche i due sigilli che si erano giustamente attaccate le dita. Ecco qua. Allora, il mouse, come avevamo già visto per l'altro modello, che ha delle dimensioni leggermente piccole rispetto al con Plus, la parte superiore è grigia, è interamente realizzato in plastica soft touch, molto piacevole al tatto. Lateralmente troviamo ovviamente il modello, i due tasti laterali da premere col pollice. Nella parte superiore due pulsanti tipicamente utilizzati per regolare la risoluzione del sensore e lo scroll, sentiamolo, non molto rumoroso, con scatti ravvicinati ma netti, ben sensibili, diciamo, ben precisi. Nella parte posteriore abbiamo il logo che si illumina, personalizzabile, e il cavo in traccia di tessuto che è terminato con un connettore non placcatore, normale, cavo molto flessibile. Nella parte inferiore, eccolo qui al centro, il sensore da 4000 dpi di CasaVago, che ha 4 step di risoluzione, se non vado errato, 400, 800, 1600 e 4000 dpi. Mi sembra di aver visto prima. Per quanto riguarda le dimensioni, confrontandolo con la mia mano, eccola qui, è un mouse tutto sommato piccolino, dovrebbe essere facilmente prendibile, diciamo, anche con una presa flat finger o claw grip. Vedremo meglio durante il corso della recensione. Vedremo anche i driver nella recensione, ovviamente, e poi un altro video per quanto riguarda la retroilluminazione e le eventuali modalità di illuminazione del logo e dei LED.
Per quanto riguarda il Rocket con Pure Optica, l'abbiamo terminato. Continuate a seguirci sul nostro portale www.extremehardware.com, un saluto da parte dello staff.